mio legame con la bicicletta è effettivamente stato sempre molto, molto bello e molto positivo, riscoperto senz'altro in una maniera più intensa con questo progetto. La Puglia è stata una regione incantata dai ricordi bellissimi. Pedalare per ore e ore lungo la costa e vedere sempre appunto alla tua destra un mare meraviglioso, una scogliera fantastica, è il modo ideale, stupendo, di vivere la bicicletta. Arrivare a Torre Guaceto fuori stagione con colori straordinari. È stato un grande tour ambientale, cioè si va, si incontrano, si conoscono parchi su delle tematiche specifiche. È una regione fantastica che conoscevo ma che non avevo mai visto con la lentezza in cui uno attraversa appunto un paesaggio con la bicicletta. Da Nardò a Santa Maria di Leuca ho fatto 90 km, sono arrivata stremata in realtà, però appunto per me, quindi obiettivo personale, mai fatta un'avventura del genere, appunto un giorno solo 90 km con un paesaggio spettacolare. Ogni luogo è legato ad un'esperienza. Io ad esempio mi porto gli olivi di Carovigno, bellissimi a livello paesaggistico con questa terra rossa e questi olivi secolari, ma anche perché in quel luogo i colleghi hanno provato ad insegnarmi ad andare in bicicletta, e quindi è un progetto in cui nessuno viene lasciato indietro. Tutta la parte della costa alta delle falesie dal lato adriatico. Quello è stato molto interessante. Sicuramente la prima cosa è l'impegno. Ci sono stati imprevisti, ci sono state tappe che magari non erano segnate e le abbiamo comunque percorse. Un progetto in cui ti metti in gioco ed è un progetto esperienziale. Far confluire le proprie passioni e i propri interessi nel lavoro è una cosa importante. È il massimo. Progetto faticoso, sì, però quando poi c'è la passione, c'è il divertimento, la fatica si supera. Ma anche quella sensazione di stanchezza e soddisfazione alla fine della tappa è bella. Vengono rispettati tutti gli impegni, tutti gli appuntamenti, si ha un programma molto serrato ogni giorno per cercare di fare tutto quello che si ha in programma. Questa serietà poi unita alla simpatia, alla disponibilità con dei colleghi in realtà lo rende un progetto unico. Un bel riscontro di pubblico sia dal punto di vista proprio strettamente istituzionale, in quanto c'erano degli incontri presso i comuni e quindi sede del comune con gli assessori o al turismo o all'ambiente, e in più ci sono state anche tappe cittadine di fine settimana in cui sono stati coinvolti, oltre istituzioni e scolaresche, la cittadinanza proprio del paese. Ho avuto un paio di esperienze con l'attività del geologico, del servizio geologico nelle scuole, però è stato un approccio diverso, la fantasia dei bambini da un testo che tirano fuori immagini, frasi, la partecipazione è diversa. I bambini e le bambine hanno potuto proprio fare esperienza. C'è stato scambio tra noi esperti, ma c'è stato scambio anche con la cittadinanza, c'è stato scambio con i bambini. Il ritorno è stato molto, molto bello, e non è stato soltanto un ritorno di conoscenze, ma è stato anche uno scambio emotivo. Credo che sia stato uno dei migliori progetti che io abbia potuto seguire in Ispra. È stata anche un'occasione per scoprire in modo diverso i compagni d'ufficio. Colleghi che hanno varie competenze specifiche,
camminare con degli esperti e attraversare dei territori con loro ti fa avere una profondità di sguardo e di approccio al territorio che, devo dire, mi ha colpito, è stato un arricchimento incredibile. Però ecco, stare a contatto insieme dalla mattina alla sera, condividere piccoli grandi disagi, piccoli grandi gioie, difficoltà, è un qualcosa che veramente mi ha permesso di conoscere tantissime potenzialità di tante persone e tra l'altro anche a livello proprio umano si sono creati dei bei rapporti e anche lavorativamente è stato un incubatore di tante attività che sono nate a seguito di questo progetto. Quindi ecco, se da una parte il progetto ha intercettato delle istanze territoriali, secondo me ha anche sviluppato molto questa capacità inter-ISPRA di conoscersi e poter collaborare. I love this life.